ンツ。Famosi maiali di Čačak. Ma lei. Orsino. Facciamo degli spezzoni di umido. Si vede già anche le falce che... Quindi si vedono anche queste belle falce che ci sono in giro qua. Il sole è stupendo. Come si è? Che succede? Alla prima scuola, il nostro primo incontro a Čačak. Come avete capito, siamo già arrivati e stiamo aspettando di incontrare il direttore. Adesso siamo all'entrata della seconda scuola. È il secondo incontro. È venerdì 29 ottobre 1999, ho un po' il fiatone perché sono salito a piedi su questo grattacielo per poter farvi vedere dall'alto la città di Čačak. Come vedete, siamo in una zona nuova, ci sono degli enormi grattacieli, di questo non si vede la fine. Eccolo qua, Daniela voleva che vi inquadrassi anche questo lilla, molto bello, un vialone. Torno un attimo indietro per farvi vedere quella magnifica vallata. Adesso il sole è appena sceso. Daniela, che ore sono? 5:30. Questa è una torre enorme. Sì, Daniela, faccio anche il viale. Cazzo, guardate, per fortuna non sono sceso lassù. Siamo al nono piano, lì sono 20. Guardateli, contateli da casa. Quale viale vuoi, Daniela? Sinistra o destra? Ecco. Destra. Laggiù. Una, no, non è la nostra macchina. Torniamo indietro. Adesso vi faccio vedere, siamo in uno studio grafico. Gira. Questa chi è? Ah, guardate chi è? La conosco. È Daniela. Adesso andiamo qua al buio, c'è un incontro in uno studio di grafica. Ecco lì, c'è un computer. Saluta Gabriele che ha bevuto, è ubriaco. Ciao. Ciao! Oggi è verso la fine, si sono accese le luci,
Come vedete c'è ancora un po' di corrente elettrica e adesso, verso sera, dopo una dura giornata di incontri e di visioni alle volte terrificanti, noi andremo a cercare un buon ristorante. Ciao a tutti! Questa è l'entrata, stiamo entrando al centro sociale di Čačak per consegnare, faccio vedere un po' l'indirizzo, per consegnare un fax. Sarà un nuovo ambiente del nuovo strece, no? Guarda che hanno un po' dipinto i muri, prima era... Ma lo sposto, regina, con Eliano. Fate pure, dai. Sì. Cioè, prendi il fax e dai la signora. Sì, perché stavi molto, dovete vivere, non ce la dai un po' tanti e mezzo. Aspetta, tre volte si faccia. Tre volte. Non sta tanto. Ghiaccio dolci da... Questa è l'operazione che si stanno preparando. Il contributo per i vari... Ragazzi, questo è Gabriele che sovrintende le operazioni e Daniela. Dobbiamo fare tutto noi perché vogliono che sia così. Pronti, vogliono due gatti, basta una. Ah, eccoli qua. Aspetta che vado. Bello, i disegni di bambini. Belli, belli. Questi sono i disegni che i bambini fanno per portare a noi, da noi in Italia. Grazie. Cibo di Čačak per la consegna. Vedete questi bellissimi sorrisi. Thank you.
Zahvaljujem puno. Mi smo već o ovome pričali u Centru za socijalni rad. Malo sam zbunjen, kako ste zavrli sredstvo za pogodanje. Veliki poklon i mnogo hvala. Comunque che sia importantissimo stabilire dei contatti con una popolazione che secondo il nostro parere è stata punita ingiustamente per qualcosa che non ha assolutamente niente a che fare con l'umanità. Persone in Italia vogliono comunque e hanno la voglia di avere dei contatti con la popolazione jugoslava e spero che comunque anche il fax che abbiamo mandato non sia soltanto una macchina, ma sia un simbolo di fatto che possa comunque faccia in modo di stabilire delle relazioni più strette tra noi che vanno oltre a questo piccolo aiuto che stiamo dando. Ecco qua, siamo tutti assieme. Salutate un po'. Almeno, no? Vale. Ciao. Vale. Cosa è successo? Che già c'è una certa ascesa è stata una cosa abbastanza diretta, perché una dei membri del Comitato contro la guerra di Treviso, che è la signora Vera Novakovic, è un Čačak, e quindi ha preso lei il primo contatto qui piuttosto che in altre città della Jugoslavia. Che abbiamo sofferto molto durante i bombardamenti e che 6 fabbriche qui sono distrutte, 6.000 operai sono rimasti senza lavoro. Questo è un grande problema di questo comune. Sì, la passo di nuovo al signor sindaco. Također u bombardovanju je porušeno negdje oko 2.500 stambenih kuća u kojima stanuju građani i naša najveća preokupacija u ovom trenutku jeste da tim građanima kuće osposobimo da bi imali gdje da provedu zimu. Allora, anche le case dei privati sono distrutte e adesso la preoccupazione è di provvedere per tutti questi che sono rimasti senza case, case finite prima dell'inizio dell'inverno. Sì, solo un attimo. Znate i da su naše rafinerije koje proizvode. Un grande problema è anche che durante i bombardamenti maggiori rafinerie qui sono distrutte e così siccome c'è un embargo adesso è molto difficile di avere tutto questo necessario, petrolio eccetera, per l'inverno, per il riscaldamento delle scuole. Mi imamo dosta veliku pomoć koja počinje polako da pristiže iz svijeta, pre svega u energentima i u popravci dela porušenih objekata, i mi tako i doživljavamo i ovu pomoć koja je došla iz vaše sredine kao pomoć našeg naroda, vašim narodima. Allora, la città di Čačak è una città democratica e così sta cominciando di avere aiuto dall'estero e siamo molto contenti che abbiamo ricevuto anche da voi un aiuto per i bambini.
E se lo vertimo, se lo vede, c'è qualcos'altro? Sì, sì. Niente, niente. Sì, niente. Niente, volevo ringraziare la radio per averci dato la possibilità di trasmettere delle cose e anzi, bisognerebbe veramente dire, qui la gente è meravigliosa e ospitale e nonostante tutto non ce li ha con la gente italiana e vorrei molto che la gente italiana venisse in questi posti per vedere veramente con i propri occhi. Gabriele, nonostante le bombe siano... Nonostante quello che abbiamo fatto. Con... ok? Ecco, sta finendo così l'intervista a Radio Base e noi vi salutiamo. Ecco, allora siamo nel liceo e Gabriele vi descrive un po' cosa stiamo facendo. Dai Gabriele. Allora, siamo alla seconda scuola che è il liceo, come si chiama il liceo? What's the name of? Gimnazia. Gimnazia Čačak. Liceo di Čačak. Stiamo incontrando. Con il vice sindaco, stiamo incontrando il direttore del liceo. Qui l'accoglienza è meravigliosa, l'unico problema è il bere, che ogni volta ci offrono della grappa e un caffè, quindi potete immaginarvi in che stato siamo. E adesso il direttore ci dirà delle cose. Sì, siamo qui per portarvi alcune foto di classi, in questo caso dell'Itis Fermi, vi faccio un po' vedere di Treviso. E per continuare questo gemellaggio tra classi di Čačak, in questo caso del liceo, ieri della scuola di economia, e adesso parleremo con lui e vi faccio l'ultima panoramica delle facce. Ecco il direttore e adesso spengo la telecamera perché parliamo un po' assieme. Le bontà di questo... Il bontà di Čačak. Il Giglio, vedete, come vedete, è un fanatico del cibo. Guardiamo cosa mangia: dei peperoni ripieni di formaggio eccezionale. Poi guardiamo l'altro piatto, guardate e leccatevi i baffi dall'Italia. Il Giglio, manda un messaggio. Thank you.
Bravissimi! Aspetta che mi sono roba strana. No, credo che non dovrei. Camera radi, bocca da strada. Saluta Vera! Capperi, la macchina in panne, come faremo? Siamo in panne, non riusciamo a ripartire, forse staremo qua un mese. Dili qualcosa in serbo, dili. Rice nesto vida serbski. Puto i testre put, buon viaggio. Ciao. Ciao, ciao. Belgrado ci aspetta, purtroppo dobbiamo andare via. Vi faccio vedere un po' di immagini dal vivo di questa magnifica città. Ecco il ciclista, sta correndo con un passo anche lui. Andiamo avanti. Ecco, ciao, ciao a tutti, sentiamo. Qui vi rendete un po' conto di quello che c'è qua. Siamo 2 minuti di riprese. La telecamera non rende sicuramente le emozioni, come dice Daniela, non si possono filmare le emozioni che ci sono qua. E poi a telecamere spente succedono cose inimmaginabili, cose di tutti i colori che voi potrete gustare solo se verrete qui. Cari signori, l'emozione è una cosa indescrivibile. Fabbrica appena arrivata, voi guardate, questa è una periferia con case basse, noi anch'io adesso mi sto congelando perché c'è il sole ma l'aria è fredda, vi faccio vedere i colori del cielo, del sole qua in vista. No! Di Belgrado, siamo a domenica mattina, sono le 9:30 circa, faccio un po' vedere i frutti di questa terra, magnifici. Sono melanzane di una grandezza incredibile. Un po' di porri, un signore. Vanno quel mercato, vediamo un po' cosa vendono. Dove è il pesador? Ah, l'ho vista, sì.
Guarda, oh, che le miscia. Guarda come che le miscia ben. Sì, dov'è che c'è scritto il popolo pensa o deve riflettere? Ecco, c'erano i cartelli con Milogri vice la moglie con la X sopra, che dicevano prima la scritta il popolo deve riflettere. Il popolo deve riflettere. Adesso hanno messo questi nuovi cartelli, come vedete. Approfitto per darvi anche una visione qua della questa via pedonale di Belgrado Centrale. Vi faccio vedere Gabriele, bellissimo ragazzo italiano in cerca di fortuna a Belgrado, con Gigi, la Daniela. Un po' di gente qua che gira. Che visto che li lanciavano giù bombe, li hanno bombardato la sede nazisti, li fanno il simbolo dei che sono nazisti. NATO, vedete, è un simbolo che vi dice tutto cosa pensano della NATO. E là qui siamo sempre sulla questa grande via. E questo era un centro culturale americano. Giustamente è stato ridotto in questo modo, visto che di più avevano le bombe sulla testa. Adesso ci vado vicino e vi faccio vedere l'interno. Ecco qua, stiamo filmando l'interno. Fuck, USA. E torniamo fuori e andiamo per questa strada. Colori, 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 la gente vuole star bene e qualcuno
continua a fare affari nonostante le bombe che gli ha spedito. Ecco di là, questa la riconoscete, produzione veneta. Ecco qua edicole, bar, state tranquilli, non morite di fame, non morite di sete, potete mangiare e bere tranquilli dappertutto. Ho questo enorme parco. Ci stiamo consultando a livello. Non sappiamo se andare a mangiare o andare qua. Buongiorno signora. Quanta gente, guardate che bella giornata. Sì. Daniela, descrivi, cosa sono quelle robe lì che non vedo? Buonissime uova. Di gallina o di cioccolato? Di struzza, probabilmente. Di tacchino. Chissà che tacchini che hanno qua. Mamma mia, guarda grandi, che bei posti. Grandi. Dove siete che parlate? Che non vi vedo. Ah, ecco Gabriele. Ah, ciao. Ciao, salutate l'Italia. Ciao, ciao. Immagini da una finestra di un bellissimo ristorante dove non andremo a mangiare. C'è anche una bellissima esposizione. A differenza di Gentilini, gli autobus li fanno colorati e non verde marcio o verde Padania. Il vecchio, rimasto dai bombardamenti tedeschi che hanno distrutto nella seconda guerra mondiale la capitale, Beograd, della Jugoslavia, Beograd, città bianca, e il nuovo, guardate che bei colori. Italiano, sì signora, buongiorno. E lei? Mi vuole dare un saluto? Arrivederci. Adesso siamo a Scadaglia, vi faccio vedere questa bellissima via che di sera si riempie di gente, si mangia, c'è un sacco di ristorantini, musica. Andò più fighetto. La musica, si mangia e si ascolta. Questa coppia di innamorati sta andando giù per questa via, Scadaglia. Ecco qui, mi sono messo un po' in alto per vederla meglio. Guardate che bella. Altro posto, guardate. Trasformazioni urbane, stupende. Intro, è deserto, di sera si riempie. Ecco, suonano per noi. Thank you.